Questo è uno scempio per una città bella come Civitanova Alta. Chiuso per 22 anni a causa di fallimenti di varie ditte impegnati nei lavori, altri inciampi burocratici, qualcosa si sta muovendo. Palazzo Cesarini Sforza Civitanova Alta sarà a breve restaurato. Costruito nel XVI secolo, all'interno sono conservati affreschi cinquecenteschi. Ha assunto il titolo ducale dopo il matrimonio fra Livia Cesarini e Federico Sforza di Santa Fiora, avvenuto nel 1674. È collocato nella piazza centrale dell'antico borgo di Civitanova Alta. Oramai da tantissimi anni incartato dall'impalcatura che creava non solo una situazione di pericolosità, di rischio di incolumità, ma soprattutto bloccava di fatto un centro storico. E con la partenza di questo intervento, che siamo pronti perché stiamo definendo proprio in questi giorni l'organizzazione del cantiere con la gru che verrà montata molto probabilmente prima di Natale, di fatto il cantiere parte, e quindi questo è per noi un motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione. 2 anni previsti dai tecnici per l'ultimazione dei lavori, un intervento di circa 13 milioni di euro complessivi. Non solo si rimetterà a posto completamente il palazzo, ma verranno recuperate tutte quelle, quel patrimonio culturale, come affreschi, come cassettoni in legno che sono presenti in questa struttura. L'intervento di restauro trova favorevoli i cittadini e soprattutto i commercianti, che ritengono che quella intrapresa possa essere una buona strada per valorizzare Civitanova Alta. C'avevo i bambini piccoli quando hanno cominciato a transennare questo palazzo, che poi fra l'altro è bellissimo. Quindi è una cosa anche storica di Civitanova, Palazzo Sforza. Quando pare qualcosa si è mosso, dovrebbero iniziare i lavori prima di Natale o poco dopo Natale. Faranno un lavoro di consolidamento del tetto e la facciata. Ne ho sentito sempre solo parlare, non l'ho mai visto e sono curioso, anche perché mi hanno detto che il Palazzo Ducale dovrebbero essere in tutte le Marche, tre palazzi dovrebbero essere. Ce l'abbiamo qui, perché non approfittare per dare valore? È un ottimo segnale che lascia auspicare una ripresa di questo centro storico, un po' abbandonato nel corso degli anni. Diciamo un palazzo contenente cultura, che purtroppo è stato chiuso.